Un libro ben noto agli studiosi, oggetto di molte dispute filologiche e filosofiche, ma credo molto meno noto al grande pubblico. Chi sono dunque, professor Colletti, Abelardo e Eloisa? Quando vissero? Che cosa si raccontano nel loro epistolario? Ma innanzitutto la vicenda avviene nel XII secolo, siamo nei primi lustri del 1100. Abelardo è un giovane filosofo, un chierico, cioè è un laico ma appartiene agli strati inferiori del mondo ecclesiastico, perché allora la cultura si identifica profondamente, dico, con la Chiesa. E verso i 35 anni ottiene l'insegnamento più ambito, cioè la cattedra a Notre Dame. È un giovane filosofo di grande successo, ha straordinarie doti logiche e dialettiche. E a Notre Dame incontra una giovinetta, Eloisa, che allora, se ricordo bene, aveva 16 anni, ed era la nipote del canonico di Notre Dame. Eloisa è una giovine straordinaria anche per cultura, conosce molto bene il latino e in parte l'ebraico e il greco. Non dimentichiamo che a quell'epoca la maggior parte delle donne, non soltanto delle donne, erano analfabete. E allora Fulberto, che è lo zio di Eloisa, il canonico della Chiesa, chiede ad Abelardo di dare lezioni alla giovane nipote di cui Fulberto è, come dire, a cui è intensamente affezionato. Nel corso di queste lezioni si sviluppa una passione amorosa che rimane dapprima segreta tra Abelardo e Eloisa. Abelardo, oltretutto, come confida nella storia delle sue sventure, non aveva esperienze femminili né con prostitute, dico, né con altre donne. Quindi è la scoperta dell'amore, anche dell'amore sensuale, con tutte le sue risorse strane e inventive, che avviene tra questi due personaggi. Eloisa rimane incinta e la cosa quindi viene a conoscenza dello zio. A questo punto Abelardo offre il matrimonio come riparazione. Il matrimonio avviene, ma avviene segretamente. Dopodiché Abelardo fa entrare Eloisa in convento. Lo zio non si considera risarcito e allora organizza una trama. E una notte, mentre Abelardo è nel sonno profondo, lo fa aggredire e virare. Abelardo si ritira anche lui in convento a Saint-Denis e comincia qui una serie di calamità, tra cui, dico, la sua condanna per eresia, su cui probabilmente poi possiamo soffermarci nel proseguo della conversazione. Ma Eloisa che tipo è? Ecco, è veramente un personaggio femminile straordinario e tra le due figure, sebbene quella di Abelardo sia ovviamente quella con maggior spicco intellettuale, dal punto di vista umano la figura di Eloisa grandeggia. Eloisa si oppone al matrimonio che Abelardo le offre e si oppone perché non vuol nuocere alla carriera di lui, perché naturalmente essendo Abelardo un filosofo, nel Medioevo soprattutto, dico, è una figura che deve essere dedita esclusivamente alla vita spirituale, alla meditazione, quindi il rapporto con la donna appare come una diminuzione. Ma non solo, ci sono alcuni momenti nelle lettere di Eloisa che danno il senso della dedizione incondizionata e profonda di questa donna. Ecco, nella seconda lettera, che poi è la prima di quelle di Eloisa, comprese in questo epistolario, a un certo momento lei ricorda ad Abelardo, ormai sono passati molti anni, lei vive da anni in convento, i due si sono rivisti dopo più che 10 anni dall'evento sciagurato, lei ricorda che più che ambire al nome di moglie, ha sempre preferito essere la sua concubina e
adopera la parola latina scortum, la sua prostituta, cioè riafferma questo legame passionale profondo con Abelardo, e sebbene sia monaca e rinchiusa nella vita del convento e quindi come tale offerta sposa a Cristo, lei rinnega questo legame formale, questa sua dedizione alla divinità, per riaffermare il legame profondo e indistruttibile, anche quando ormai sono venute meno le condizioni materiali stesse perché il loro amore possa continuare, per la figura di Abelardo. E c'è ancora l'attacco della sesta lettera, che è straordinario, il testo è variamente interpretabile. Comunque, nella interpretazione di Remusat, che probabilmente non è quella più giusta, ma forse è la più suggestiva, il testo dice in latino: Domino specialiter tua singulariter. Che cosa significa? Significa che Eloisa si rivolge ad Abelardo. E si rivolge con questa affermazione: appartengo a Dio secondo la specie, cioè come monaca, ma sono tua come persona, come individuo, come donna. Quindi un'affermazione straordinaria, soprattutto se la collochiamo sullo sfondo culturale del Medioevo, dove appunto il momento dell'affermazione individuale non ha il posto che ha nelle concezioni romantiche o moderne. Dunque, questa vicenda è complicata sul piano storico da uno scisma. C'è un antipapa, Anacleto, che si contrappone a Innocenzo III. Ecco, ma come incide questa vicenda su quella dei due amanti, di Abelardo e Eloisa? Incide soprattutto attraverso la figura di Bernardo di Chiaravalle. Ora, Bernardo di Chiaravalle rappresenta, dico, l'antitesi dal punto di vista intellettuale ad Abelardo. Abelardo è un filosofo, naturalmente è un filosofo che si muove all'interno del mondo del cristianesimo medievale, ma è un personaggio in cui l'elemento razionale, logico, razionale, ha già un grande rilievo, mentre invece Bernardo rappresenta il mistico, cioè l'uomo che rifiuta la seduzione delle scienze terrene, diciamo così, per coltivare, dico, un rapporto con la divinità fatta di subordinazione e di affidamento appunto mistico. Ora, Bernardo è quello che svolge un ruolo decisivo in questa situazione in cui c'è il Papa e l'antipapa, si schiera naturalmente con Innocenzo, poi Anacleto muore e quindi con la questione si risolve automaticamente, ma è Bernardo che diventa il persecutore di Abelardo. E quindi Abelardo, che era già stato colpito dall'accusa di eresia a Soissons, se ricordo bene, nel 1121, cioè pochi anni dopo che aveva conseguito la carica di magister a Notre Dame, viene sotto la trama ordita da Bernardo di Chiaravalle o Bernard de Clairvaux, viene riportato di nuovo sotto la mannaia, diciamo, metaforica dell'inquisizione del tempo, e a Sens nel 1140 viene colpito da eresia. In che misura tutte queste vicende religiose, filosofiche, entrano nell'epistolario, nella storia d'amore di Abelardo e Eloisa? Sì, entrano in due modi diversi a seconda che uno guardi all'uno o all'altro dei protagonisti. Nel senso che dopo l'evirazione, dopo la fuga in convento, poi Abelardo tornerà all'insegnamento, Eloisa invece rimarrà sempre in convento, nello scambio di lettere tra i due Abelardo tenta di recuperare la loro vicenda drammatica, la loro passione infelice, su un piano, diciamo così, etico-religioso.
cioè la sciagura che è sopravvenuta, l'evirazione, la separazione dei due amanti, è da intendersi, secondo Abelardo, come un modo con cui Dio ha offerto loro la possibilità di redimersi dal peccato e di tornare di qua a una vita dedita alla vera religione. Per Eloisa, invece, e qui risuona una nota di un pathos profondo e di un'umanità forse maggiore di quella di Abelardo, per Eloisa, invece, quest'amore che ormai è divenuto impossibile in ogni senso, appare qualcosa a cui, alla cui rinuncia Eloisa non riesce a rassegnarsi. E quindi dal fondo del convento si sente questa nota di disperazione che, ripeto, pur rispettando la storicità del documento e quindi senza trasferire in nessun senso a questi personaggi di un altro mondo e di un'altra cultura i sentimenti della modernità o di personaggi contemporanei, c'è una nota di disperazione che costituisce forse uno degli elementi di fascino maggiore di questo epistolario. Perché tra tanti romanzi belli e importanti, professor Colletti ha scelto proprio questo libro? Non ama il genere romanzesco, si annoia agli intrighi, alle storie aggrovigliate? Devo dire che invecchiando, io che da giovane amavo molto la letteratura e ne leggevo in grande quantità, sento adesso un distacco per il romanzo come tale. Ora, da questo punto di vista, la vicenda di Abelardo e di Eloisa invece appare ricca di riferimenti storico-culturali come spesso un romanzo non presenta. Questa stanchezza per la letteratura viene in parte dal fatto che, mi rendo conto di dire una bestialità, a un certo momento della propria vita, quando si è avanti con gli anni, si capisce come la realtà sia infinitamente più fantastica delle opere di immaginazione. E in questo senso, per me è di maggior conforto la lettura di un libro di storia anziché di un romanzo. Ora, questo epistolario è appunto una straordinaria e, se vuole, romanzesca vicenda umana, conservata però, dico, nella conchiglia di un mondo storico pieno di riferimenti precisi e che ci dà in qualche modo il profumo dell'epoca. Ma la suggerirebbe a un lettore di romanzi o a un lettore che non abbia una conoscenza del Medioevo e delle sue coordinate storico-culturali? La consiglierei a tutti quelli che nel frastuono della vita moderna e nel rumore assordante dei nostri giorni avessero il gusto per le miniature e per scoprire in un piccolo dettaglio un mondo segreto pieno di passioni, di furori intellettuali e come sempre di lotte tra gli uomini.